7, 10 o forse 15.000, comunque in tantissimi hanno partecipato al corteo antidecreto Salva Ilva che domani approderà in Parlamento per la successiva conversione in legge che ha sfilato lungo le strade di Taranto sabato sera da Piazza Sicilia a Piazza della Vittoria. Le associazioni ambientaliste e i comitati cittadini sono stati promotori della riuscita manifestazione. Taranto Libera è lo slogan che apre il corteo, ma ne seguono altri su numerosi striscioni. Ad esempio, ma quale profezia mai a noi ci ammazzalaia? Oppure la nostra salute non è d'acciaio e ancora non siamo inclini a morire, con chiaro riferimento all'operato dell'attuale ministro dell'ambiente. Su un altro striscione i manifestanti affidano ai magistrati e in particolar modo al GIP Todisco la vita dei propri figli e ancora si rivolgono a Gesù scrivendo che quest'anno i pastori andranno da lui senza pecore a causa dell'abbattimento dei capi contaminati da diossina. Oggi intanto è previsto un sit-in degli autotrasportatori di circa 500 aziende dell'indotto, anch'essi preoccupati per il loro futuro occupazionale. Gioco minorile. I finanzieri hanno denunciato il titolare di un'agenzia di scommesse sportive al quartiere Tamburi perché nel suo locale 5 minorenni sono stati sorpresi a scommettere su alcune partite di calcio. Nella stessa sala c'erano altri numerosi giovanissimi. Nell'ultimo fine settimana le Fiamme Gialle hanno controllato agenzie di scommesse, sale giochi, edicole e bar del capoluogo ionico. Nella città vecchia di Taranto, i Baschi Verdi, coadiuvati dalle unità cinofili antidroga, hanno arrestato un minorenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Notato il fare sospetto del ragazzo mentre era con altri soggetti, i finanzieri lo hanno controllato e trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish e 80 euro in denaro contante, presunto provento dell'illecita attività. Il 16enne è stato quindi arrestato e associato al centro di prima accoglienza di Lecce, mentre gli altri 4 giovani sono stati denunciati. Nel pomeriggio di ieri gli agenti della squadra volante hanno arrestato e condotto in carcere per rapina Cosimo D'Andria, pregiudicato tarantino di 19 anni, già detenuto agli arresti domiciliari, per il furto di giubbotti avvenuto alcuni giorni fa in diversi negozi del centro. Il giovane aveva scippato una ragazzina in Corso Umberto. A segnalare quanto accaduto al 113 il padre della vittima. In via Nitti i poliziotti lo hanno trovato e bloccato dopo un breve inseguimento. È stato riconosciuto anche responsabile di un altro scippo avvenuto poco prima in via Viola, nei pressi della Villa Peripato.